Una buona serata, buona domenica e soprattutto ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone edizione 2020-2021. Ci fa particolarmente piacere essere di nuovo con voi perché ci eravamo lasciati ai noi in maniera molto molto brusca per la pandemia che di fatto ha sospeso tutto il calcio, soprattutto quello dilettantistico, quello che normalmente in Serie D vi raccontiamo ogni domenica, ma anche la Serie C che poi ha avuto solo una piccola appendice con i play-off che per il Teramo sono durati solo una partita. Però ci faceva piacere tornare di nuovo insieme a voi per raccontarvi questo che è un campionato nuovo, certamente diverso, almeno all'inizio, e speriamo che si normalizzi con l'andare delle settimane perché vorrà dire che le cose staranno migliorando non solo nella nostra regione, dove comunque c'è stata una parziale riapertura per gli stadi, ma anche nella nostra nazione duramente colpita dal Covid. Prima giornata di campionato, prima giornata di campionato in Serie C, prima giornata di campionato in Serie D. Non sono mancati gol, le sorprese, le emozioni che cercheremo di raccontarvi come di consueto dalle 19.30 fino alle 21. Vedrete, questa è una novità che vi anticipo, vedrete molta meno gente all'interno dei nostri studi e molti più collegamenti. È una scelta, l'abbiamo fatta in maniera consapevole, sapendo che è giusto così. Mantenere il distanziamento ci impone anche di essere il meno possibile e affidarci a quelle che sono le nuove tecnologie che comunque ci danno delle opportunità importanti. Dicevamo, vince il Teramo contro il Palermo, lo fa meritando con una partita soprattutto nel secondo tempo davvero di grandissimo spessore, vince 2-0 la formazione di Paci con cui apriremo questa edizione dell'Abruzzo del Pallone, saranno di fatto i primi highlights dell'anno. In Serie D invece c'era il derby, tra Pineto e Notaresco ha vinto il Notaresco che dopo l'impresa di Catania replica in rimonta contro il Pineto, una prima giornata positiva anche per la neopromossa Castelnuovo e poi invece le note negative arrivano da Giulianova che si ferma subito con il Vasto Girardi e poi vedremo anche ovviamente gli highlights di Rieti Vastese. Saluto in redazione, ovviamente distanziato lo era già l'anno scorso, Andrea Costantini che mi accompagnerà come di consueto in questa avventura. Ciao Andrea. Ciao a tutti e buonasera. Ben ritrovato. Eh sì. Non ti sento in realtà, vediamo un po' se... Ci dovrei essere. Ah, eccoti, adesso sì che ti sento. Sì, tanto sì, sì. Ciao a tutti, ben ritrovati. Il Napoli dilaga contro il Genoa 6-0. Visto che abbiamo parlato di Teramo, oggi ha seguito la partita per noi, ce l'ha raccontata la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Allora, vediamo i risultati con l'ausilio della grafica. Ringrazio davvero già da adesso, dalla prima, tutta la squadra di TV6, tecnici e giornalisti, perché come al solito anche alla ripresa, dopo tanti mesi, c'è ancora un po' di ruggine, ma vi promettiamo che ce la toglieremo di dosso molto molto velocemente. In Serie C, Cavese-Vibonese, anticipo di ieri, 0-1, Catania-Paganese 1-1 nel pomeriggio, così come nel pomeriggio Teramo-Palermo 2-0. Trapani-Casertana, annullata, poi... Insomma, racconteremo la storia di questa partita, mancavano dei documenti, una cosa davvero assurda quella che è successa a Trapani, che è retrocesso dal campionato di Serie B, tantissime difficoltà a livello societario, e dunque si va verso lo 0-3 a tavolino per la Casertana. Avellino Turris, rinviata, questo qui le questioni di documenti non c'entrano nulla, acquazzone pazzesco, ma d'altronde anche sulla nostra regione piove a dirotto, acquazzone pazzesco sul Partenio Lombardi, il derby campano tra l'Avellino e la Turris neopromossa è stata rinviata a data da destinarsi. Juve Stabia Monopoli in extremis, rimonta e sorpasso del Monopoli 1-2 contro un'altra retrocessa dal campionato di Serie B, la Juve Stabia. Potenza Catanzaro 2-1, Ternana Viterbese 0-0, Virtus Francavilla Bari 2-3, peraltro Bari che sarà il prossimo avversario del Teramo al San Nicola. Bari in vantaggio 3-0, poi si è fatta rimontare alla fine del primo tempo, eravamo già 2-3 e così è finita. Poi in teoria sarebbero Y contro X, noi le abbiamo formalmente già riempite quelle caselle con Foggia e Bisceglie, che però hanno avuto un surplus di tempo per iscriversi al campionato di Serie C, dopo essere state di fatto riacciuffate per i capelli entrambe.
sia il Foggia che il Bisceglie per la questione Picerno-Bitonto, ricorderete. Vediamo la classifica, che è scolastica. 3 punti per chi ha vinto. Maurizio, se mi... ok. 3 punti per chi ha vinto. Teramo, Bari, Monopoli, Potenza, Vibonese. 1 punto per Paganese, Ternana e Viterbese. 0 tutte le altre. Il Catania, che ha pareggiato, ma partiva da meno 4 per la penalizzazione, più 500 euro di ammenda, e dunque guadagna 1 punto e va a meno 3. Settimana drammatica per i rossoazzurri, che hanno perso in Coppa Italia contro il Notaresco in casa e poi hanno preso anche 4 punti di penalizzazione. Vediamo il girone F di Serie D, anche qui i risultati. Nella prima giornata di campionato, Aprilia-Campobasso 0-3. Atletico Porto Sant'Elpidio Tolentino 0-2, Fiuggi Castelnuovo 0-1, Giulianova Vasto Girardi 0-2, Montegiorgio Castelfidardo 2-0, Agnonese Matese 0-4, Pineto Notaresco 1-2, Recanatese Cinzia Albalonga 2-0, Rieti Vastese unica partita senza reti 0-0. Anche qui la classifica è molto 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 semplice, la vediamo. 3 punti per chi ha vinto: Matese, Campobasso, Vasto Girardi, Recanatese, Tolentino, Montegiorgio, Notaresco e Castelnuovo. 1 punto per chi ha pareggiato, ma la Vastese partiva da meno 1, quindi toglie il meno da davanti alla propria classifica. 1 punto in Rieti e poi 0 per la Vastese, il Pineto, Fiuggi, Giulianova, Cinzia, Albalonga, Atletico Porto Sant'Elpidio, Castelfidardo, Aprilia e Agnonese. Io direi di andarci a vedere subito le azioni salienti, il servizio di Teramo Palermo 2-0 e poi ne parliamo. Il Teramo vince, ma soprattutto convince. Primo sorriso in campionato contro il Palermo, semplicemente annichilito 2-0 dalla formazione biancorossa, che vince soprattutto meritando nei 90 minuti il successo, giocando meglio di un Palermo spesso irretito dall'11 di casa. Siciliani con Saraniti davanti, ma senza Santana, almeno all'inizio. Al suo posto Canutè nel 4-2-3-1, che vede Peretti a destra, Crivello a sinistra. Teramo con Diakité centrale e recuperato Cancellotti a destra, davanti Pinzauti terminale offensivo nel modulo speculare a quello rosanero, ma è un primo tempo di grande attenzione. Si gioca sotto la pioggia che arriva sul Bonolis, ma di occasioni ce ne saranno poche. La prima dopo un minuto col destro di Palazzi centrale bloccato da Lewandowski, poi tanto equilibrio. Al nono Peretti rischia con un intervento su Santoro, nessun provvedimento per l'arbitro. Al 22esimo buona azione del Diavolo, tutta in verticale con Cancellotti che crossa da destra un pallone che Costa Ferreira in qualche modo addomestica e gira verso Pelagotti, che non ha problemi a bloccare la conclusione del portoghese. Palermo in affanno in una zona centrale di tempo nella quale il Teramo si fa preferire, ma è Floriano a provare a suonare la carica su punizione dal vertice dell'area, pallone che sfiora l'incrocio dei pali. Proteste biancorosse al 38esimo per una manata galeotta di Saraniti su Diakité. Maranesi di Ciampino estrae il giallo per il centravanti rosanero. Ultima emozione della prima frazione è quella che regala Ilari col sinistro deviato che Pelagotti controlla in corner. Se il primo tempo era stato equilibrato, il secondo è pressoché un monologo del Teramo. Pronti via in 2 minuti, Pinzauti potrebbe segnare in 2 circostanze: nella prima su cross di Ilari, ma l'attaccante non arriva alla battuta di testa, mentre dopo nemmeno 60 secondi l'ex Novara colpisce il traversone di Cancellotti ma alza troppo la traiettoria. E il preludio al vantaggio di casa che arriva al 57esimo, sempre tutto in verticale con Costa Ferreira che trova il corridoio per Santoro, che ha una prateria davanti, la prende tutta e col destro apre il piattone, trafigge Pelagotti, ancora a segno Santoro contro la squadra che lo ha cresciuto. Il raddoppio sarebbe a portata di mano al 62esimo, sempre Costa Ferreira da corner trova Pinzauti dimenticato da tutti, stoccata di un soffio larga, entra anche Mungo nel Diavolo. Del Palermo nessuna traccia invece, solo la punizione al 78esimo di Silipo da distanza siderale che Lewandowski devia in corner. Paci però dopo un giro di lancette pesca il jolly dalla panchina, fuori Pinzauti, dentro Davide Di Francesco che ci mette 30 secondi per spaccare in due la difesa rosanero e sparare una diagonale destro micidiale sul secondo palo. 2-0 Diavolo e gara in ghiaccio fino alla fine, un successo prezioso e strameritato per il Teramo che parte con il piede giusto e adesso ha ancora qualche giorno per completare l'organico, ma la trasferta del San Nicola di domenica prossima fa davvero molta meno paura. Per il Palermo invece la strada da percorrere è ancora molto lunga. E dunque 2-0 rotondo, possiamo dirlo tranquillamente. Oh, peraltro, a proposito di Ruggine, di cui avevo parlato prima, vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, WhatsApp, SMS, ma anche potete commentare la nostra diretta. Buonasera e bentornati, ci siete mancati, Jacopo, ci sarà Proteramo, ciao Paolo, certo che ci sarà Proteramo martedì sera alle ore
21, ovviamente noi ci fa piacere se vi siamo un po' mancati, speriamo. 2-0 Ania Rotondo, nulla da dire, meglio nel secondo tempo che nel primo, però sostanzialmente anche nel primo diciamo che del Palermo abbiamo visto poco o nulla. Sì, diciamo che quello che aveva evidenziato già ieri Boscaglio, ovvero le mancanze di amichevoli, insomma di test per fare un po' di rodaggio e testare man mano i nuovi arrivati o comunque la squadra si è fatto sentire. Magari il Palermo da qui in avanti, nei prossimi mesi, potrà anche recitare un ruolo importante, però almeno ad oggi manca lavoro ed è evidente. Il Teramo invece di lavoro ne ha fatto, non sono arrivate vittorie nel precampionato, ma c'è stato un processo comunque graduale di crescita che ha portato alle prime due vittorie in occasione dei primi due impegni ufficiali. Non è poco comunque, non solo per quanto riguarda la classifica del campionato, perché poi comunque la Coppa Italia è una competizione che come va è un qualcosa in più per il Teramo, i punti in campionato pesano, ma è importante per la fiducia, per il morale della squadra, che Paci più volte ha sottolineato sia nel precampionato che anche quest'oggi. È importante far crescere quando il gruppo è nuovo e c'è da lavorare molto su cose nuove, insomma. Poi gruppo nuovo così, lui nuovo sì. La cosa che si auspica e che ha ripetuto anche oggi è che questo gruppo non venga più che altro stravolto da qui alla fine del mercato, perché sotto sotto è la paura del tecnico e anche un po' il pensiero di altri in casa Teramo, perché le offerte possono esserci e magari da qui in avanti anche altre sorprese, oltre Ancelotti che potrebbe andare al Perugia, Martignago che potrebbe andare a Ravenna, magari possono anche concretizzarsi. Allo stato attuale c'è stato comunque un buon percorso di crescita del Teramo, è solo la prima partita, quindi bisogna comunque stare con i piedi per terra e aspettare avversari più magari anche più pronti dal punto di vista fisico e tecnico, però è già un buon segnale, ecco. Oh, hai parlato di mercato, poi sentiremo Paci e anche il direttore sportivo Sandro Federico, che hanno parlato in conferenza stampa questo pomeriggio dopo il successo. Intanto mi faccio quasi impressione in questo studio assolutamente vuoto. Ma dove si trova sto Girardi fantastici? Si trova in Molise, provincia di Isernia, se non erro. Ma c'è Andrea Costantini che ne sa certamente più di me. Sì, dicevo, hai parlato di calciomercato. Se può interessare. Com'è, Andrea? Confina il comune di Vasto Girardi con il comune di Capracotta. Confina con il comune di Capracotta Vasto Girardi, se può essere d'ausilio. Per essere precisi. Dicevamo del mercato, Martignago sembra quello più vicino alla partenza, ma c'è anche Cancellotti che sembra vicino al Perugia. Percentuali diamo 90% Martignago, 70% Cancellotti? Sì, di Martignago comunque se ne parla da tempo, il giocatore partirà per un biennale perché comunque è a scadenza, quindi per un altro, non per un altro contratto, insomma partirebbe, lascerebbe Teramo. Il Ravenna gli ha proposto un biennale, c'è da capire insomma l'ormai annosa questione della buona uscita, quanto inciderà su questa trattativa, insomma. C'erano state anche altre squadre su Martignago, c'era stata anche la Binoleffe nei giorni scorsi, però a quanto pare adesso il Ravenna è rimasto l'unico club veramente interessato al 29enne. Da Perugia per Cancellotti danno un accordo fatto. Federico, il direttore sportivo Sandro Federico, come hai sentito anche tu oggi, ha parlato più di una trattativa ancora in corso che di accordo fatto, quindi poi sarà da capire insomma quanto c'è, a quale stato effettivamente è insomma l'approdo di Cancellotti eventuale al Perugia. Però al Perugia ritroverebbe Caserta, con cui ha giocato la Juve Stabia, lo vuole fortemente l'allenatore del Perugia, e quindi è una trattativa che comunque dovrebbe portare alla fumata bianca, e quindi il Teramo poi dovesse muovere anche per un terzino destro. Anche perché oggi, correggimi se sbaglio, abbiamo visto in zona centrale un Diakité che era stato preso come terzino destro, ma difensore centrale, ha fatto veramente una grandissima partita. Sembra davvero oramai indirizzato a fare il centrale di difesa, perché lo fa benissimo.
Beh sì, l'avevamo visto terzino nell'Agnonese, ma la centrale devo dire devastante, sia per struttura fisica ovviamente, sia per corsa comunque sulla rapidità e anche nelle letture varie. Poi oggi te lo ritrovavi da una parte in difesa, poi subito dopo stava anche dall'altra, quindi svariava anche in difesa senza nessun problema. Davvero gode sicuramente in questo momento di un'ottima condizione, ma è davvero un prospetto, un 2000 molto molto interessante. Oh, ci andiamo ad ascoltare, poi ascolteremo anche le parole del direttore sportivo Sandro Federico, però ci andiamo ad ascoltare Massimo Paci dopo la partita a vittoria 2-0 contro il Palermo. Siamo partiti in maniera difficile perché le amichevoli, insomma, bisognava valutare tutti e c'era chi era più avanti, chi era più indietro, e quindi abbiamo spesso commesso degli errori evitabili. Se no a livello di prestazioni, nonostante partite difficili, c'è stata una crescita durante tutte e quattro queste partite. Adesso sono arrivati i risultati, quindi è qualcosa di molto positivo per come eravamo partiti all'inizio, perché il morale della squadra all'inizio, i primi giorni, era un po' sotto i piedi, e quindi siamo riusciti, no, a un po' a compattarci e a lasciare fuori dallo spogliatoio, no, tutti i discorsi. E credo che il merito vada solo ai ragazzi, perché sono loro che alla fine ci hanno messo dentro quello che serviva. Noi come staff abbiamo lavorato, stiamo lavorando. Io penso che adesso noi, quello che per me conta, come ho detto ieri in conferenza, è il percorso, il processo che questa squadra potrà avere. I risultati contano perché danno morale, però noi, io come allenatore, noi come staff, non guardiamo il risultato, si guarda la prestazione, si guarda cosa bisogna migliorare. Quella è la cosa che noi preme già da domani iniziare a lavorare. Ho visto buone cose dal punto di vista dell'attenzione soprattutto della fase dell'organizzazione tattica. La squadra ha concesso poco, però c'è tanto lavoro. Il gioco verticale che mi piacerebbe vedere è un po' più continuo. Oggi poche volte siamo riusciti a ripartire, e la costruzione il primo tempo veniva soprattutto sul lato destro, poi alla fine non riuscivamo col possesso a finalizzare, quindi mi aspetto di più dalla squadra, ma non per colpa loro, perché c'è tanto lavoro. Dobbiamo insieme arrivarci ad essere una squadra propositiva, una squadra che costruisce bene l'azione, che non concede. Ripeto, siamo all'inizio, vincere è fondamentale, però il processo di crescita per noi è fondamentale, capire dove dobbiamo arrivare, soprattutto quali, no, situazioni in campo dobbiamo migliorare. E io rimango veramente contento di questi ragazzi e dell'applicazione. Quando c'è questa applicazione, secondo me si può far bene. Spero che non sia, come ho detto, spero che mi possa essere sbagliato, che non sia una settimana infuocata, che sia una settimana normale, perché abbiamo la fortuna qui a Teramo di avere giocatori eccezionali, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista morale, e quindi perdere giocatori per me, per la squadra, non è facile, però dobbiamo rispettare i voleri della società che sta facendo tanti sacrifici, quindi comunque si andrà avanti, si cercheranno le soluzioni migliori per cercare di andare avanti. Ecco, poi chiedo anche ad Andrea, sembra un po' rassegnato al fatto che qualcuno possa partire. Intanto ci dicono oggi Diakite con le dovute proporzioni sembra Koulibaly anche come struttura fisica e movenza, effettivamente è vero. Diciamo, sembra un po' rassegnato al fatto che qualcuno partirà, e per rispondere all'SMS di prima che ci scrivevano chi prende il Teramo, in realtà bisognerebbe capire chi va via. Non so se ho fatto un po' un'analisi sbagliata, giusto? No, perché da quando è iniziato, insomma, il mercato conta più chi va via nel Teramo, almeno in questa finestra, che chi arriva. Cioè, i movimenti in entrata sono sempre stati direttamente collegati a quelli in uscita, e sono sempre stati più importanti, anzi, i movimenti in uscita per cercare un po' di alleggerire il monte ingaggi e poi muoversi anche in entrata, insomma. Fino a questo momento comunque si è avuta una conferma di quello che erano le indicazioni già all'inizio, con movimenti soprattutto su under, su giovani, quindi per
per cercare un po' di ringiovanire la rosa, e una politica un po' in contrasto rispetto a quella che era la scorsa stagione, la campagna di mercato estiva della scorsa stagione, quando invece si è puntati più su, si è puntato più su giocatori esperti e meno su giocatori giovani. Paci sembra rassegnato, ma è una cosa che più volte ha sottolineato, insomma, nelle conferenze a distanza a cui abbiamo partecipato. Lui ha sempre detto più volte: il mercato incide parecchio, incide su, su certi giocatori, alcuni non sono concentrati al massimo, e soprattutto mi sembra ieri ha detto una frase importante: purtroppo quando arrivano delle offerte i nostri giocatori devono partire. Quindi quello è una frase che descrive appunto che tipo di mercato sta vivendo il Teramo in, in questa fase. Poi da qui al 5 ottobre magari le cose possono cambiare e anche fare ti movimenti comunque pesanti Samb... in determinate zone del campo. Ti chiedono se Ilaria la Samb è ancora una trattativa calda oppure no? Fino a qualche giorno fa no, era praticamente arenata perché le parti non, non avevano trovato l'accordo su, sull'ingaggio. Ilari voleva qualcosina in più, la Samb offriva una determinata cifra che non trovava d'accordo il giocatore, però ripeto, magari da qui alla fine del mercato le parti si possono anche avvicinare, fino a che non c'è la chiusura effettiva si può anche concretizzare. Su Ilari c'era stato anche il Livorno, poi c'è stato il cambio di società a Livorno che insomma ha fatto rivedere un po' tutti gli obiettivi. Però anche lui è uno dei nomi caldi in, in partenza, che non è detto che alla fine, appunto, al 6 ottobre vestirà ancora la maglia del Teramo. Oh, ci chiedono se con l'addio di Martignago al Teramo manchi qualcosa davanti. In realtà poi lo ascolteremo. Federico dice proprio questo, dice probabilmente se qualcosa ci sarà in entrata, probabilmente sarà nel reparto avanzato. Vi faccio vedere, ragazzi, sia a te Ania che ad Andrea, visto che si è parlato molto di verticalità e si è presentato proprio con questa, terminologia con questa terminologia Paci, vi faccio vedere un esempio di quello che intende, un esempio riuscito. Allora, guardate la costruzione della, manovra di Akité per Cancellotti, che va subito in verticale. Pallone di prima, Bombaggi, Ilari, Pinzauti, sponda, Bombaggi, Pinzauti ancora, sovrapposizione di Cancellotti. Ecco, diciamo che Paci poi ha detto queste cose magari dovrebbero riuscire più spesso, ma questo è quello che si intende. Andrea e poi Ania. Sì, ed è un'altra musica. È un'altra musica perché, insomma, forse sarà un fatto soltanto personale, ma ci eravamo un po' stufati di vedere questo cosiddetto tiki-taka, possesso palla, congelare il possesso palla, ripartire con l'intento soltanto di togliere il possesso agli altri, tenere la palla tua e andare poi in porta in un certo modo. È un'altra aria, è un modo più secco, più immediato, più incisivo di attaccare, e viva a volte anche il lancio lungo, anche se in questo caso non l'abbiamo visto, ma se serve, perché no, una bella sventagliata, e viva anche un'uscita del genere. Tu riesci a consolidare il possesso, ma poi non lo rendi fine a se stesso, ma lo rendi finalizzato all'attacco dello spazio. Ecco, questo è quello che è mancato probabilmente, faccio un discorso un po' più generale, a tanti allenatori, a tante squadre, e se riusciamo a vedere un calcio un po' più immediato nella transizione tra la fase difensiva e la fase offensiva, io direi che ci guadagna lo spettacolo. Questa è un'azione molto bella, è un'azione stupenda quella che porta al gol del vantaggio il Teramo. Ripeto, è davvero un'altra musica. Peraltro fammi dire soltanto questa cosa, che il Teramo con i primi 90 minuti di campionato, di questo campionato, ha fatto quello che non ha fatto in due terzi di campionato, poi l'ultimo terzo non si è giocato, della scorsa stagione, cioè battere, ecco, dovremmo avere l'ufficialità tra qualche settimana, battere una big. Ora il Palermo è una neopromossa, ma dovrebbe fare un campionato di alto livello. Una squadra di alto, altissimo livello della classifica dello scorso campionato, il Teramo non l'ha mai battuta, forse il Catanzaro, che però era quasi pari al Teramo, ma una squadra da primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto posto, il Teramo lo scorso anno non l'ha mai battuta. Qui invece probabilmente riesce al primo colpo.
e anche questa è aria nuova. Assolutamente sì. Oh, Aia, però oggi ha scoperto, e vediamo anche il gol, il Teramo ha scoperto questo Davide Di Francesco, l'abbiamo anche velocizzato, il momento dell'ingresso, perché davvero è da record, gliel'avete anche chiesto in conferenza stampa, 78 e 22 alla Chetichella, perché giustamente il Teramo è in vantaggio, Pinzauti lascia il terreno di gioco per l'ingresso di Davide Di Francesco. Adesso poi contate i secondi dal momento in cui riprende il gioco, noi l'abbiamo velocizzato a 78 e 79 riparte, a 79 riparte, a 79.08 praticamente già in porta, a 79.11 ci ha messo 11 secondi per siglare questo gol. Ragazzo interessante però. Sì, è un ragazzo che arriva in prestito dall'Ascoli, che ha già sperimentato la Serie C nella passata stagione a Fano, tra l'altro anche con un gol, anche lì in prestito, ha attraversato anche un anno e mezzo di settore giovanile della Juventus, quindi è uno, è stato sempre uno da qualche anno valutato come uno dei prospetti più interessanti del Teramano, ricordiamo che è di Sant'Egidio alla Vibrata, e è arrivato a Teramo insomma con magari la volontà anche di giocare qualche gara in più rispetto alla passata stagione a Fano, di essere magari anche più incisivo rispetto alla scorsa stagione, però le qualità insomma sono indubbi, le ha, e si avrà anche il giusto spazio, penso che saprà sfruttare l'occasione. Credo che sia uno dei gol più rapidi in Serie C, adesso non so gli altri, però sicuramente uno dei gol più rapidi, un lampo della storia della Serie C, ecco, perché anche farsi trovare subito pronto non è da tutti, anche lui ha ammesso insomma di aver bisogno di, quando entra in campo, di qualche minuto di ambientamento, tra virgolette, quest'oggi non ne ha avuto bisogno, è passato subito alle vie di fatto, e credo che insomma sarà uno dei profili da osservare con attenzione della stagione del Teramo, se continuerà insomma ad essere così importante come oggi. Poi di Sant'Egidio. Sì, passato che... subito alle cose formali. Sì. E poi di Sant'Egidio, e questo gli dà un'ulteriore qualifica, perché Sant'Egidio è piazza di calcio, bella tradizione calcistica, abbiamo tanti amici a Sant'Egidio. Io lo sapevo che volevi arrivare lì. E li voglio salutare, gli amici di Sant'Egidio alla Vibrata, sì. È un po' di tempo che manchiamo lì allo stadio per la Sant'Egidiese, speriamo che possa salire di livello e tornare presto in Serie D, perché insomma è una piazza che merita. Quindi grazie a Di Francesco che ci ha permesso di parlare per un attimo di Sant'Egidio alla Vibrata e della Sant'Egidiese. Sì, sì. Mentre vedo nella colonna dei collegamenti di Francesco Parente dei più famosi, non ho capito. Mentre vedo nella colonna dei collegamenti, dove c'è anche Ania, vedo Alfonso, poi tra un po' vedrete anche Ivan, perché tra poco avremo Alfonso Pepe, difensore del Pireto, e Ivan Speranza, ex capitano del Teramo, oggi a Notaresco, peraltro gol fantastico a Catania. Però vedo già Alfonso collegato, anche se non solo audio, probabilmente non solo video, probabilmente si sta gustando la trasmissione. Non vorrei mettere le mani avanti, ma mi sembra che il mister ci capisce, ci scrivo da casa. Ci ascoltiamo le parole di Sandro Federico, direttore sportivo del Teramo. Il mio è anche un appello più che altro per richiamare l'attenzione su questa squadra e su quello che è l'essenza del calcio della domenica, perché la prossima partita vorremmo vedere più spettatori, e capisco che oggi è stata una giornata particolare, è stato fatto tutto di fretta, anche il maltempo, anche la vendita online probabilmente non è stato è stato complicato per tanti, ma sono convinto che con questa vittoria possiamo anche trascinare un po' i nostri tifosi, e vorremmo rivedere lo stadio con più spettatori. La vera motivazione è questa. Un peccato non poter vedere all'esordio, dopo tanto tempo, la squadra della propria città vincere contro il Palermo. Credo che sia una partita anche che rimarrà nella storia, con due gol di due nostri ragazzi giovanissimi,
Quindi oggi è una giornata bellissima. Peccato che non tutti abbiano potuto gioire per questa bella partita. Ma Massimo ha toccato le corde giuste in un gruppo che già veniva da un anno di esperienza, avevano già attraversato diverse problematiche, e il conoscersi meglio anche probabilmente ci ha favorito e ci ha permesso anche di toccare, quello che c'era da toccare. Massimo ha portato umiltà, ha portato grande entusiasmo, grande organizzazione nel rispetto dei ruoli, e probabilmente questi ragazzi avevano già queste caratteristiche l'anno scorso. Il vero problema è stato che non si è mai creato un'alchimia probabilmente tra squadra e allenatore. Quindi sei d'accordo? Probabilmente, assolutamente. Probabilmente quest'anno c'è un clima diverso. Si è creata già quell'alchimia che cercavamo probabilmente anche l'anno scorso. È evidente, ma è evidente, e vi faccio notare l'esultanza del primo gol, andatevi a rivedere la differenza tra quell'esultanza e quella di qualche gol dell'anno scorso. Una vittoria non cambia niente, c'è da lavorare, c'è da continuare, è stata fatta una vittoria importante che ci permette di lavorare meglio, come la vittoria di Coppa Italia di Piacenza. Ma io sul mercato direi che sarei già contentissimo di mantenere questo organico così com'è. Eventualmente c'è da, ma a livello numerico, da fare un inserimento forse lì davanti, realmente. Lo sappiamo, vediamo, abbiamo un po' di possibilità. Ovviamente, ripeto, l'obiettivo è provare a mantenere anche più possibile più elementi di questa rosa, perché hanno anche tante richieste. Queste le parole del direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico. Iacone e Federico vanno via, allo stato attuale assolutamente no, io credo assolutamente no. Intanto adesso è di Sant'Omero di Francesco. Si collega insieme a noi Alfonso Pepe, che peraltro oggi sarà meno contento della sconfitta del Pineto, però contento Alfonso per la vittoria del Teramo, mettersi Teramano, sei contento? Innanzitutto ben ritrovato. Non ti sentiamo, forse dovresti attivare l'audio. Non ti sentiamo, non sentiamo Alfonso, però tra un po' lo ascolteremo, forse devi attivare l'audio e tra un po' ti ascolteremo. Comunque, ci dicono anche, Ania, della polemica dei biglietti, insomma, costano troppo, ecco come si fa a trascinare gente allo stadio. Vabbè, questa poi è una polemica che probabilmente ci porteremo avanti per un po' di tempo, ma l'importante comunque è quello di è che qualcuno, insomma, 1345 persone possano essere andate allo stadio. Allora, io per il momento ti saluto. Intanto sento dei rumori. Chi si è collegato? Mi fate vedere chi si è collegato? Alfonso, mi sente? La casa Pepe. Ah, c'è anche Speranza, guardate di qua. Guardate qua, due difensori, eccolo qua. Ciao Ivan, ciao Alfonso. Ciao a tutti. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Ah, eccoci qua. No, dico, siete due. Allora, Alfonso è contento al 50% perché lui è originario di Teramo, quindi è contento per il Teramo, un po' meno per la sconfitta del Pineto. Invece c'è Ivan Speranza, ha vinto il Teramo, ha vinto con il Notaresco, è contentissimo. È andato un po' meglio a me, dai. È andato un po' meglio rispetto ad Alfonso. Però Alfonso è invece proprio originario. Io, Jacopo, sono contento per il Teramo oggi. Come? Sono contento per il Teramo oggi. Ecco, va bene così. Va bene, ragazzi, voi state insieme a noi. Io saluto Ania per il momento, ti ringrazio Ania, ma tanto ci vediamo martedì. Grazie a voi, comunque, grazie a te. E comunque dietro hai un accredito con un logo che fa tutta la differenza del mondo. Qual è? Se ti giri alla tua destra. Ah sì, ciao. Sì. Ciao. Auguri. Ciao. Grazie alla nostra Ania. Noi ci fermiamo, ovviamente martedì continueremo a parlare
di Teramo Palermo. E non solo, ragazzi, io vi chiedo un attimo di pazienza perché devo andare in pubblicità, altrimenti mi linciano. Voi restate collegati perché tra un po' veniamo a parlare con voi soprattutto di Serie D e di Pineto Notaresco. A tra poco. Eccoci tornati di nuovo insieme con Ivan Speranza e Alfonso Pepe collegati, e per fortuna non sono più tanto solo perché, e gli do la buona serata, soprattutto ben ritrovata la nostra Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Buonasera Jacopo, buonasera a tutti. Da quanto tempo? Ad Alfonso e a Ivan. Da quanto tempo? Dal primo marzo scorso. Chi ha giocato meglio, Pepe o Speranza oggi? Ma no, hanno giocato bene tutte e due, dai, tutte sì, due. No, la loro parte l'hanno fatta tutte e due, devo dire la verità. Ok, ci vediamo il tuo servizio, così okay, poi parliamo vabbè, con loro. Poi parliamo dopo. Pineto Notaresco, 1-2, Roberta Di Sante. Così come a Catania, il Notaresco batte in rimonta 2-1 il Pineto nel derbissimo del Mariani Pavone e vince anche in campionato la prima partita dopo la Coppa nel 4-2-3-1 di Amaolo. Out per infortunio della quercia sulla fascia, agisce Pierpaoli, in mediana con Paoli c'è D'Angelo, Tomassini vince il ballottaggio in avanti con Olcese, mentre l'ex Salvatori parte dalla panchina. 4-3-3 per mister Massimo Epifani, che schiera Sciba tra i pali, fa esordire dal primo minuto il 2003 Sorrini in difesa, in campo anche gli ex Speranza e Bianciardi. Il tridente d'attacco è composto da Banegas, Dos Santos e Cancelli. Si gioca davanti a 150 tifosi locali e 50 giunti dalla vicina Notaresco. Ad approcciare meglio la contesa sono i locali, che alla prima vera occasione utile sbloccano il risultato. All'ottavo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Nicolao, Ciarcelluti centra la traversa e Pierpaoli, ben appostato, ribadisce in rete firmando il primo gol biancazzurro della nuova stagione. La reazione del Notaresco al minuto 20 passa dai piedi di Cancelli, che con un velenoso rasoterra lambisce il palo. La gara è godibile tra due formazioni che rispondono colpo su colpo. Doppia occasione in due minuti per i locali. Al 23esimo Verdesi si invola sulla fascia e prova a servire Tomassini in area, ma su di lui fa buona guardia Colombatti. Un minuto più tardi, ancora su un angolo di Nicolao, Tomassini, ostacolato, non ci arriva e si lamenta per una trattenuta. Non è dello stesso avviso però il direttore di gara. Dal possibile raddoppio biancazzurro così si passa al pareggio rossoblù. Ancora Cancelli dalla sinistra mette in area una sorta di tiro cross. Mercorelli non trattiene la sfera, carambola sul palo e varca la linea per l'1-1 ospite. Il Pineto chiude in attacco il primo tempo. Al 38esimo scambio tra Palumbo e Paoli, che se ne va in contropiede. Colombatti interviene fallosamente su Palumbo. Il direttore di gara non concede del vantaggio tra le proteste pinetesi e ammonisce il difensore rossoblù. Ultimo acuto al 46esimo con Pepe, che svetta più in alto di tutti ma non riesce a impattare bene la sfera, che termina al lato. Nel secondo tempo Notaresco, che torna in campo con un altro piglio e più motivato, sfiora il vantaggio già al nono quando un ottimo Nicolao fa un grande intervento in scivolata su Frulla, ma gli ospiti crescono e al 14esimo firmano il sorpasso con una ripartenza fulminante. Bella azione corale dei rossoblù in contropiede, lo scambio Banegas, Cancelli, Lattarulo, con quest'ultimo che vede Dos Santos in area, il cross con il contagiri per il centravanti, che di rapina non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Serie di cambi quindi per Amaolo, che prova a ridisegnare la squadra sostituendo Pierpaoli, Ciarcelluti, Orlando e Palumbo con Serra, Olcese, Bugaro ed Esposito. E proprio quest'ultimo al 24esimo sfiora il pareggio locale centrando la traversa da posizione defilata. Al 29esimo spazio anche per l'ex capitano del Notaresco Salvatori, che rileva Tomassini, costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco dopo un tentativo di intercettare un profondo cross dalla destra. Ma il Notaresco controlla il risultato senza strafare e non corre praticamente più rischi. Al 37esimo è buona l'intenzione di Bugaro, che prova a servire Olcese, ma Sciba è attento e blocca in uscita. Dopo 5 minuti di recupero così è il Notaresco a gioire sotto la pioggia incessante del Mariani Pavone. Qualche errore di troppo condanna la squadra di Amaolo, che nonostante la buona prestazione rimane a bocca asciutta e si appresta ad affrontare il secondo derby stagionale contro il Castelnuovo. Momento d'oro per il Notaresco di Epifani, che dopo la vittoria al Cibali di Catania mercoledì dovrà affrontare il Pescara all'Adriatico Cornacchia in una storica giornata di Coppa.
Poi sentiremo le interviste, però insomma abbiamo visto le azioni della partita. Alfonso, parto da te. Pineto, meglio il primo che il secondo tempo, sei d'accordo? Non so se è un'analisi giusta quella che ho fatto. Sì, il primo tempo abbiamo affrontato la partita bene. Abbiamo occasione, siamo andati in vantaggio. Poi sembrava che diciamo la partita avevamo in mano, magari c'è stato il pareggio loro su un episodio sfortunato. Comunque abbiamo reagito, abbiamo provato, abbiamo avuto anche due o tre occasioni dopo il pareggio loro. Poi il secondo tempo forse loro sono ripartiti meglio di noi, ma a parte il gol che hanno trovato, però hanno avuto anche un'altra occasione prima del loro gol. Poi siamo stati di nuovo sfortunati con la traversa di Esposito che niente, oggi gli episodi diciamo ci hanno girato contro. Anche sia... quello che ha riguardato te, perché quel colpo di testa, insomma, ti sei disperato abbastanza. Sì, potevo fare forse meglio, sì. Potevo fare diversamente, diciamo. Perché ti eri alzato, cioè, tantissimo, elevazione, però poi l'hai solo spizzata, non sei riuscito a impattare bene con quel pallone. Sì. Ho cercato di girarla sul secondo palo, però dopo poca forza e poca precisione. Senti Alfonso, ti chiedo perché poi vado da Ivan. Sì. Il mondo dei dilettanti di fatto tornava ad una gara ufficiale. Voi ci siete tornati, sia voi che il notaresco, ci siete tornati in settimana con la Coppa Italia. Però com'è stato ricominciare dopo tanto tempo, anche e soprattutto dal punto di vista delle norme di sicurezza, dei protocolli e quant'altro? Jacopo, vabbè, dopo adesso sono 5-6 mesi che non c'era una partita di campionato, sicuramente fa strano con alcune norme che ci sono adesso, sia per il contatto, per il saluto... In alcune circostanze fa un po' strano, però non vedevamo l'ora dopo 6 mesi che senza fare una partita di campionato, non vedevamo l'ora che riniziava e va bene così, dai. Oh, Ivan, invece veniamo alla parte di chi è un po' più contento. Doppio successo, Coppa Italia a Catania. Oggi Coppa Italia di nuovo mercoledì a Pescara. Prima ci siamo sentiti per telefono, mi ha detto Ivan, non giocavo così tanto neanche quando facevo la rappresentativa. Quest'anno è bella impegnativa perché mi sembra ci sono almeno cinque sì, turni infrasettimanali, sì. Per cui... Ivan, sì, com'è stata? Dai, bellissimo, a Catania è stata comunque una bella esperienza per tanti comunque ragazzi che non l'hanno mai fatta, no? E quindi è stata una bella esperienza, comunque andare a vincere al Cibali non è cosa da poco, dai, per comunque una compagine come noi di categoria inferiore. È stata dura perché era su veramente un campaccio impraticabile, infatti era stata rinviata, poi giocata proprio al limite, no? Ed è stata dura, fare 120 minuti su quel campo veramente dura, dopo un viaggio infinito e tutto, però... Ne valsa la pena, dai, perché uscire così indenni da Catania non è cosa da poco, dai. E oggi invece? Comunque adesso... oggi è stata una partita combattuta, come diceva Roberta nel servizio, è stata veramente una partita combattuta dove comunque penso che tutte e due le compagini potevano vincere, no? Poi siamo stati bravi noi comunque dopo aver preso subito il gol a reagire. Dopo la loro partenza comunque molto buona, soprattutto a un primo quarto d'ora 20 minuti abbiamo un po' subito, diciamo. Poi siamo usciti un po' fuori, soprattutto dopo il gol, però è stata una partita combattuta. Poi abbiamo fatto secondo me una grandissima ripartenza, dove abbiamo fatto gol. Poi non è facile comunque contro il Pineto, che è una squadra forte, fatto di elementi comunque forti, di esperienza, di categoria superiore, non è facile andare a Pineto e comunque vincere, però dai, gli episodi poi, come dice Alfonso, magari hanno girato qualcosa meglio a noi, fa parte del calcio. Abbiamo fatto secondo me una grande partita tutte e due le squadre, dai. Ci chiedono se il primo gol che abbiamo visto del notaresco è entrato, lo rivediamo perché c'è una macchia
abbiamo apposita. Claudio Di Giacomo ha preparato anche un replay. Ha preparato anche il replay. Il cross di Cancelli e Mercorelli controlla la palla, sbatte sul palo. La sensazione, Roberta, per te rispetto agli altri è più complicata di tutte perché eri lontano, però l'arbitro? No, l'arbitro ha dato subito il gol, quindi non ha avuto alcun dubbio. Purtroppo lì c'è stato questo infortunio da parte del portiere del Pineto, che non ha trattenuto, probabilmente anche per via il fatto la palla è scivolosa, ha piovuto sempre, quindi può darsi che abbia avuto un attimo di incertezza e poi ecco lì la palla sembra guarda entrata. Guarda Alfonso dov'era, era proprio lì vicino. Gli chiediamo, Alfonso, che sensazione hai avuto? Ride. Yeah. Jacopo dal campo ha detto subito di no, che non era gol, però sì. Non so se proprio era entrata tutta la palla, però si è dato l'impressione che era oltre la linea. Che fosse entrata. Io volevo fare una notazione invece a Ivan, perché due partite con lo stesso risultato, tutte e due in rimonta su un terreno comunque pesante in entrambi i casi con la pioggia, vuol dire che comunque c'è anche una tenuta fisica del notaresco, che in questo momento è una buona tenuta fisica, oltre al fatto che in entrambi i casi c'è stata una buona reazione da parte della squadra. Sì, infatti no, chiediamo di giocare sempre con l'acqua se questi sono i risultati. Oppure portate proprio i secchi. Sì, no, a parte gli scherzi... Sembra un po' di partite fotocopia, no? Sì, infatti, però sai, meglio magari stare pure in vantaggio e vincere, non sempre rimontare, perché comunque le energie da sprecare sono sempre di più quando si rimonta. Però come dicevi tu, sì, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto un grande ritiro, e grazie al prof, grazie a tutto lo staff, abbiamo una buona tenuta, se no comunque, come hai detto tu, ho fatto due partite su due campi pesanti, non è facile, soprattutto quello di Catania era veramente impraticabile, abbiamo speso tanto e ripeto, anche il viaggio, mettendocemi il viaggio, era dura oggi. Però stiamo bene fisicamente, abbiamo lavorato tanto il ritiro, quindi quello è importante. Oh, Andrea, vengo da te per una domanda sia per Alfonso che per Ivan, perché queste sono comunque due squadre, al di là di come sia andata la partita oggi e del risultato di oggi, che hanno comunque un obiettivo dichiarato, quello di stare comunque nelle parti alte della classifica, dai. Assolutamente sì. Beh, ma il presidente Di Giovanni, intervistato da noi venerdì, lo ha detto chiaro e tondo, ha detto: noi non ci nascondiamo, vogliamo fare un campionato importante. E lo stesso vuole fare il Pineto. Quando il Pineto prende Olcese, prende Paoli, prende Bugaro, sono automaticamente gli acquisti fatti, lo stesso Salvatori che ha sostituito Speranza. Sono degli innesti che ti dicono che la società punta a fare un campionato ambizioso, altrimenti questi giocatori non vengono e questi giocatori tu società non li vai a prendere. Se li vai a prendere è perché vuoi fare un campionato importante. Lo stesso dicasi per il notaresco, che se prende Dos Santos, prende Banegas, prende Speranza, prende dei giocatori che ti permettono di fare un campionato d'avanguardia. Poi la concorrenza c'è il Campobasso, c'è la Recanatese, dobbiamo scoprire le Laziali, che sono comunque buone squadre, e quindi vedremo insomma il campionato cosa dirà, ma certamente le ambizioni di entrambe sono notevoli. A Ivan però volevo chiedere se riusciamo a rivedere il gol che ha segnato a Catania. Volevo chiedergli, cioè lui ha tirato e poi ha fatto una capriola. Io sono rimasto impressionato da quella capriola, che ha detto: qui ora si spezza il collo per fare quel gol. Bravo. Ecco, guarda qui ti corri, calci, guarda, incredibile. Ma non ti allora sei fatto è stata male. Più difficile la capriola che il gol? Sì. No, ma il fatto è che era una palla difficile, nel senso correvo all'indietro, no? E quindi è stato difficile coordinarmi per tirar bene, diciamo. Quindi è inevitabile che non cadessi. Poi
mi stavo spezzando tutto, quello sì, ma, ma va bene così, dai. Invece ad Alfonso volevo chiedere, ora non voglio metterlo in imbarazzo, però ci sono le immagini del gol preso a Salò, Pineto ha perso in Coppa 1-0, gol dato a Ceccarelli, ma questo è un autogol di Mercorelli, ancora un cross che viene dalla sinistra e Mercorelli che praticamente se la butta dentro. Probabilmente il gol di oggi è più di Cancelli, questo mi sembra autogol di Mercorelli, però insomma è evidente, è un portiere giovane, c'è da lavorare per migliorare le prestazioni, perché purtroppo sono due gol decisivi presi con la stessa dinamica. Alfonso. Sì, purtroppo sono errori che possono capitare. Il ragazzo è un portiere giovane, ottima personalità, un buon portiere, questi sono errori che purtroppo in questo momento gli sono capitati sia mercoledì che oggi, più o meno un errore simile. Ecco. No, dico, senza giovane, dare troppo addosso al... da questi errori sicuramente crescerà. Ecco, no, senza dare troppo gli errori un po' tutti li facciamo. Ma è soltanto una notazione, non vorrei che il gol preso in quel modo a Salò lo abbia condizionato quest'oggi su un pallone simile, forse è andato un po' incerto, un po' insicuro, non ha valutato bene. Per il resto, lo abbiamo detto, è un ragazzo giovane, deve appunto superare questi step per poter crescere. Sì. Va bene, ragazzi, io tra un po', adesso dobbiamo andare a sentire i vostri allenatori, però siete stati gentilissimi e quindi vi ringrazio per essere stati con noi, ovviamente un in bocca al lupo ad entrambi. Peraltro Alfonso, domenica prossima è un altro derby a Castelnuovo. Sì, a Castelnuovo. Il Pineto ha iniziato con una serie tra di derby. Sono circa 20 anni che il Pineto e il Castelnuovo non si incontrano, si rincontreranno dopo circa 20 anni. Invece Ivan ha prima la partita di Coppa Italia all'Adriatico Cornacchia contro il Pescara. Grazie ragazzi per essere stati con noi, ovviamente in bocca al lupo per il campionato, perché ovviamente voi fate parte di due delle nostre cinque rappresentanti, speriamo di portare tutte e cinque sul lato sinistro. Ciao Alfonso, ciao Ivan. Grazie, ciao. Buonasera a tutti. Ciao grazie ragazzi. A voi. Grazie, ciao, grazie. Grazie ovviamente agli uffici stampa rispettivi di Pineto e Notaresco. Ci scrivono quando lo facciamo vedere il Giulianova, tra pochissimo. Prima fateci concludere un attimo Notaresco, Pineto Notaresco. Intanto abbiamo tempo fino alle 21, quindi c'è tempo, però immagino che il posticipo di Serie A incomba. E Andrea Costantini dice effettivamente annuisce con la testa, però ci andiamo ad ascoltare. C'è un Pirlo spregiudicato addirittura. Com'è? Qui. C'è un Pirlo spregiudicato. Pirlo spregiudicato. Fra Botta e oggi invece? No, oggi non gioca Fra Botta, oggi gioca Morata. Oggi gioca Morata, va bene. Andiamo anche le ultime in Serie A. Certo. Ci ascoltiamo Epifani da Maolo e i tecnici di Pineto e Notaresco. Li ascoltiamo. Mister Amaulo, il Pineto aveva approcciato bene questa partita, poi qualche errore di troppo sui due gol del Notaresco, che cosa non ha funzionato? Ma ecco, sì, sui due gol sicuramente qualche errore abbiamo fatto, però per quanto riguarda la prestazione, la squadra ha fatto un'ottima prestazione, ha provato a giocare sotto la pioggia, non era facile, il campo era bagnato, però abbiamo gestito anche bene il possesso palla e siamo stati pericolosi in diverse circostanze, certo, è duro accettare ecco, la sconfitta che è venuta ecco, da due errori da parte nostra, però la squadra ha creato tanto, forse dovevamo essere un po' più cattivi sotto porta, abbiamo messo tante volte la palla dentro un'area di rigore e non abbiamo trovato mai la divisione vincente, però come volume di gioco la squadra ha fatto una buona partita e sicuramente meritava almeno il pareggio. Domenica prossima un campo nuovo, un altro derby contro il Castelnuovo che tra l'altro oggi se non mi sbaglio ha vinto. Sì, ma la Serie D penso che ormai la conoscete anche voi, perché tanto no, partite facili non esistono, tutte le domeniche bisogna ecco, interpretare la partita e giocarla nel modo migliore, cercando adesso di curare i particolari e dare un'interpretazione giusta alla gara. E siamo andati in svantaggio, siamo partiti i primi 10 minuti, quarto d'ora non all'altezza di come siamo, ma poi dopo il gol abbiamo avuto una grande reazione, ma giocando bene nonostante il campo era bagnato,
sono contento per i ragazzi, perché la mia preoccupazione più grande oggi era la partita di mercoledì, perché vincere a Catania ti fa andare sulle stelle, il viaggio di ritorno molto lungo in pullman, la mia preoccupazione più grande era la tenuta della partita. Invece hanno dimostrato veramente grande testa, grande voglia di fare. La seconda volta che andiamo sotto abbiamo ribaltato il risultato, l'abbiamo tenuto nonostante eravamo stanchi gli ultimi 10 minuti. Sono contento perché anche abbiamo incontrato secondo me una squadra forte che lotterà sicuramente per il vertice, però anche noi saremo lì e cercheremo di dare battaglia fino alla fine, perché anche noi siamo una squadra forte. Quando torni all'Adriatico in una partita ufficiale credo che qualcosa di importante ce lo siamo andati a prendere a Catania. I ragazzi erano contentissimi a fine partita perché andavamo proprio a Pescara, quando la squadra abruzzese come noi, per loro è un sogno e ce la viviamo come un sogno. Andiamo a Pescara, sarà una festa sicuramente per tutti, dal presidente, i direttori, la società, tutti quanti, perché è un evento storico che rimarrà impresso negli annali del Notaresco. E quello che verrà il risultato è secondo me un secondo piano, e quindi ce la viviamo così, sapendo che sarà una grande festa e se lo devono godere, perché deve essere bello dalla mattina quando partiamo fino a quando finirà la partita. E vedremo come andrà mercoledì pomeriggio Pescara-Notaresco. Oh, Roberta, prima di salutarti e ringraziarti, perché insomma innanzitutto mi hai fatto sentire meno solo questa sera in uno studio un po' vuoto, ti chiedo, visto che ti hai avuto la fortuna di tornare su un campo di calcio, buon per te, buon per chiunque insomma è tornato dopo tanto tempo, qual è stata la sensazione? E soprattutto come le misure di sicurezza si coniugano con il mondo dei dilettanti? Allora, sicuramente è stata una grande emozione, perché si mancava da tanto tempo, e sicuramente quella che si respira è un'aria del tutto particolare, perché comunque ecco, il mondo dei dilettanti probabilmente deve ancora un po' attrezzarsi a questa situazione, anche se oggi sicuramente abbiamo trovato un ambiente forse già preparato, perché c'era stata anche l'amichevole con il Pescara e quindi, anzi, sicuramente è stata ancora più brutta quella prima, perché oggi almeno c'erano un po' di tifosi, mentre invece in quel caso eravamo veramente solo addetti ai lavori. Hanno messo in campo, devo dire, tutte le possibili normative attuabili, quindi l'autocertificazione, è stata anche recintata è stato fatto un cordolo per poter far defluire il pubblico da un altro lato rispetto a quello dove invece siamo entrati. Per cui insomma devo dire che quello che si doveva fare è stato sicuramente fatto, quindi faccio anche complimenti alla società del Pineto per come si è organizzata. Sicuramente per noi che facciamo questo lavoro insomma è un attimino un po' più complesso, perché magari dobbiamo un attimino, però ci abitueremo, esatto. Ci abitueremo. Grazie Roberta per essere stata con noi, tanto ti ritroveremo nel corso di queste settimane. Noi ci dobbiamo fermare, dobbiamo andare in pubblicità, non cambiate canale, dopo tutte le partite di Serie D che mancano. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, anzi terza parte dell'Abruzzo del pallone. Andrea, vengo da te perché tra un po' probabilmente avremo in collegamento anche il tecnico del Castelnuovo, Guido Di Fabio, che è la vera sorpresa del campionato per il momento. Cioè l'esordio subito a Fiuggi, Campaccio, in cui l'anno scorso ti ricorderai, erano cadute un po' tutte. Sì, le nostre. Sono cadute tutte quante, dalle migliori a quelle che soffrivano di più. E poi arriva il Castelnuovo, va a Fiuggi che è sulla carta squadra che ha tenuto i migliori dello scorso anno e si è ulteriormente rinforzata, e vince 1-0, prestazione arcigna, di sacrificio, chiudendo in 10 uomini. Beh, come biglietto da visita non c'è male. Attenzione, sta arrivando Titone, che quando sarà inserito nell'organico da Di Fabio sarà un'aggiunta importante, perché Titone non è un attaccante qualsiasi, è un giocatore che in questa categoria appartiene a squadre normalmente che ambiscono a vincere o a fare un campionato da playoff. In teoria non è
quello il campionato del Castelnuovo, ma sappiamo bene come la proprietà voglia essere nel tempo ambiziosa, magari non subito, ma lo vuole essere. Ci andiamo a vedere la vittoria del Castelnuovo a Fiuggi, 1-0, vediamo il servizio. Il Castelnuovo Vomano esordisce nel campionato di Serie D, prima volta in assoluto per i neroverdi di mister Guido Di Fabio, con una vittoria esterna per 1-0 sul terreno dell'Atletico Terme Fiuggi. Gara caratterizzata dal forte vento, tanta pioggia e tanto freddo. L'inizio è per i padroni di casa, al nono Basilico dall'interno dell'area, ci prova, tiro prontamente ribattuto da un difensore. Al 17esimo ancora Basilico per il Fiuggi, diagonale dall'interno dell'area di rigore, questa volta fuori di poco. Al 20esimo sempre per i padroni di casa, colpo di testa ravvicinato di Forgione, ma la palla ancora una volta esce di un soffio. Il Castelnuovo si fa vedere per la prima volta al 24esimo Fagioli, lanciato in aria da Emili, anticipato in angolo al momento del tiro, e sugli sviluppi dello stesso corner il portiere Spadini cicca la presa, ma la sfera sfila sul fondo. Il Castelnuovo Vomano passa in vantaggio al 34esimo, D'Egidio lanciato in aria, steso dal portiere che verrà ammonito, l'arbitro Zanotti designa il calcio di rigore, proteste del Fiuggi che chiedevano un fuorigioco, c'è stato un colpo di testa all'indietro di un difensore sul lancio per D'Egidio, rigore confermato e Loviso lo realizza per lo 0-1 col quale si va anche al riposo. Il secondo tempo rinizia nel segno ancora del Fiuggi che prova, le prova tutte per rientrare in partita. Al secondo punizione dal limite ancora di Basilico, ma la palla finisce alle stelle. Al sesto minuto è Mazzotti a provarci direttamente da calcio d'angolo, ma la sfera colpisce il palo esterno. Al nono minuto è la volta di Rizzitelli che avanza dalla tre quarti fino ai 20 metri, palla al piede, diagonale dal diagonale che sfiora il palo. Il Castelnuovo si fa rivedere al 14esimo della ripresa, punizione dal lato corto di Di Ruocco, la palla è respinta dalla difesa, al volo dal limite ci prova Casimirri che fa la barba al palo. 17esimo minuto, ancora Castelnuovo, calcio d'angolo di Loviso, Emili devia nell'area piccola sul primo palo e la sfera attraversa tutto lo specchio della porta. Il Fiuggi ci riprova al 22esimo, calcio d'angolo, respinta di pugni di Natale, Papaserio al volo dal limite sfiora ancora una volta il palo. 25esimo è Loviso a provarci su punizione per il Castelnuovo, punizione dalla lunghissima distanza. Al 28esimo il Castelnuovo rimane in 10 per l'espulsione di Sanseverino per doppio giallo. Nel finale il Fiuggi si riversa in attacco e ci prova al 35esimo con una conclusione dalla distanza di Mazzotti, bloccata in tuffo da Natale, mentre invece al 39esimo è la volta ancora di Basilico su cross di Turso, ma la palla sfiora il palo, non succederà più nulla fino al 90esimo e quindi Castelnuovo che esordisce in Serie D con una vittoria per 1-0 sul terreno del Fiuggi. E complimenti al Castelnuovo, complimenti al mister Guido Di Fabio, a cui do la buona serata. Buonasera mister. Buonasera a voi. Allora, complimenti perché non era facile, il campionato che per la realtà di Castelnuovo era assolutamente inedita, ne abbiamo parlato tanto della vostra formazione, e però te l'aspettavi già di iniziare con l'acceleratore pigiato? Beh, noi ci proviamo, no? Come lavoriamo per questo durante la settimana, quindi ho visto i ragazzi che già da un po' di tempo che lavorano per ottenere, per fare delle belle cose, oggi sinceramente le hanno fatte, ma non avevo dubbi perché per come si allenano, per l'intensità che mettono negli allenamenti, la voglia che hanno, ero convinto che facevamo una grande gara contro un avversario difficile che ci ha messo in difficoltà anche con un campo
ai limiti della praticabilità, abbiamo anche saputo soffrire, quindi è una squadra piuttosto giovane, sa soffrire sicuramente è una bellissima cosa. E peraltro prima Andrea Costantini diceva, prima che mandassimo in servizio, e a questa squadra dovrà essere ancora aggiunto Mario Titone. Sì, è un acquisto dell'ultima ora che mi ha regalato la società e vediamo l'ora di averlo a disposizione per darci una mano, per continuare a fare quello che stiamo facendo. Questa è una squadra molto, molto umile, è una squadra che ha tanta voglia, quindi dobbiamo solo continuare ad essere così. Abbiamo vinto una partita, è la prima, siamo molto contenti, però già da martedì dobbiamo pensare al derby che ci aspetta, che contro una squadra sicuramente di primo ordine di questa categoria. Andrea, vuoi fare una domanda all'allenatore del Castelnuovo Guido Di Fabio? Sì, intanto buonasera e complimenti mister per la partita di oggi. Le chiedo, ho detto già di Titone, l'impatto che ha avuto l'Oviso su questa squadra e poi quando Sbarbati sarà in condizione importante per questa stagione? No, guarda, l'Oviso sicuramente è un professionista nel vero senso della parola. Insieme a Terrenzio sono quelli che stanno tutti i giorni a dare consigli a questi ragazzi, capito? Si è calato in questa realtà con un'umiltà incredibile, quindi sicuramente è una persona che ci darà una grossa, un calciatore ci darà una grossa mano. Sbarbati sta molto meglio, solo che nell'allenamento di venerdì ha avvertito un fastidio all'adduttore, quindi oggi ho preferito non rischiarlo con un campo ai limiti della praticabilità che sicuramente avrebbe riaccendato il suo problema, quindi abbiamo fatto a meno di lui, ma chi l'ha sostituito ha fatto veramente una grande partita, che è Alessandro Fagioli. Senta, mister, primo obiettivo salvezza. Senza dubbio, no, primo e unico. Sai perché glielo chiedo? Perché l'impressione dal mercato estivo che il Castelnuovo abbia fatto una specie di mercato per non essere proprio solo una squadra che debba salvarsi con il coltello tra i denti all'ultimo minuto dell'ultima partita. No, vabbè, noi siamo una squadra molto molto giovane, capito? Abbiamo aggiunto qualche pezzo importante come appunto l'ho visto, abbiamo preso Sbarbati, Fagioli, Sbarbati che veniva un lungo periodo in attività, però è una squadra molto giovane, per molti di questi ragazzi è il primo anno che fanno questa categoria, quindi per forza di cose doveva essere così. Poi adesso la società ha pensato che magari ci poteva essere bisogno di qualcos'altro per cercare di fare ancora meglio e me lo sta mettendo a disposizione. Ecco, mister, lei mi ha tolto le parole di bocca perché io volevo focalizzarmi su alcuni giocatori che sono stati molto funzionali lo scorso anno, ma che voi avete confermato e oggi lei comunque ha impiegato come titolari. Io parlo dei vari Emili, Di Ruocco, lo stesso De Giglio. Insomma, questi giocatori come si stanno calando in questa realtà nuova? E ricordiamo che tra Eccellenza e Serie D c'è una bella differenza. No, ero curioso anch'io, anche se non avevo dubbi che avessero che avrebbero fatto bene. Oggi hanno fatto una grandissima partita tutti quanti. Questi ragazzi hanno delle qualità, io penso che allenandosi le possono ancora migliorare, quindi è una categoria che possono fare tranquillamente senza nessunissimo problema. Quindi insieme a tanti altri giovani che sono arrivati all'esperienza, no, dei vari Terrenzio, Casimir, appunto Loviso, Barbati, secondo me stiamo creando un bel gruppo, quello su cui io punto sempre, perché penso che avere un gruppo forte alla fine quei 5-6 punti in più in campionato te li dà, quindi questo è un gruppo che sta lavorando da tanto tempo insieme, è molto umile, capito? Quindi sono convinto che farà bene, capito? Per quello che ci può interessare.
Grazie mister, e ovviamente okay, complimenti di nuovo e in bocca al lupo per il campionato del Castelnuovo. Grazie, buonasera a tutti quanti. Grazie, grazie a Guido Di Fabio, tecnico del Castelnuovo, grazie anche in questo caso all'ufficio stampa del Castelnuovo. Andrea, ci spostiamo a Rubens Fadini di Giulianova, dove arriva l'unica notizia, sì, non particolarmente... Solo una cosa, sì, volevo far notare, probabilmente sull'azione del rigore, sul lancio, Fagioli è in fuorigioco, ma in realtà il colpo di testa, forse di Del Duca, lo rimette in gioco. Sì. Se fosse stato un cross, un tiro respinto da Del Duca, a quel punto la posizione sarebbe stata di fuorigioco, ma siccome è stata una giocata attiva del giocatore, un colpo di testa fatto male, Fagioli a quel punto, che era in posizione irregolare al momento del lancio, torna in posizione regolare per la giocata attiva e sbagliata del difensore del Fiuggi, e poi si va a prendere il rigore. Eh sì, il Fiuggi ha protestato, ma eccolo qua, però insomma mi pare non abbastanza... è una respinta, è una giocata maldestra del difensore, mi pare Del Duca, ma potrei sbagliarmi, magari. Guarda, Scalon. Del Duca è quello che si avvicina, però credo che sia il compagno di reparto. Allora, però non vorrei vedi? Sì, Scalon. Sì, l'altro sì, centrale. Va bene, peraltro adesso ci spostiamo a Giulianova, dove c'è, e poi lo vedremo anche, un episodio, il gol di Antonelli che ci hanno scritto che era regolare, che è stato annullato sull'1-0 al anche Giulianova. Anche secondo me lo era. Il Vasto Girardi. Andrea? Anche secondo me lo è. Regolare. Ce lo andiamo a vedere. Servizio di Paolo Renzetti, Giulianova, Vasto Girardi, 0-2. Amaro esordio stagionale per il rinnovato Giulianova, battuto al Fadini per 2-0 dal Vasto Girardi, al termine di una gara da due volte caratterizzata dalle proteste giuliesi per il gol del pareggio annullato nel finale per fuorigioco. Onore però ai molisani, autori di un gran secondo tempo. Il trainer di casa Federico Del Grosso lancia dal primo minuto il fratello ed ex biancazzurro Cristiano. Sulla panchina degli Alto Molisani c'è il pescarese doc Fabio Prosperi. Si gioca a porte parzialmente aperte con la presenza di circa 400 spettatori. Parte subito forte la compagine giallorossa, che al decimo arriva ad un passo dal gol con il tiro di Danna respinto da Guerra prima del tentativo in tapin di Mitta, con ancora la respinta del portiere molisano. All'undicesimo cross di D'Antonio per Paudice, che di testa sotto misura chiama Guerra al miracolo. Sugli sviluppi del corner Mitta colpisce di testa con un difensore ospite che salva alla disperata sulla linea. Locali all'assalto con i molisani in difficoltà. Al diciassettesimo si infortuna in un contrasto di gioco dubbio in area molisana con il portiere ospite Danna, che è costretto a lasciare il campo a Ravanelli. Protestano i giuliesi, ma per il direttore di gara non c'è nulla. Continua intanto ad attaccare la squadra di casa, anche se al 23esimo i molisani reclamano il rigore per una caduta in aria di Guida dopo un contatto. Anche in questo caso il direttore di gara non interviene e anzi assegna il calcio di punizione alla formazione di casa. Con il trascorrere dei minuti si placa però la foga giuliese, con la squadra di Prosperi che riesce ogni tanto anche a farsi vedere dalle parti di Amadio, pur senza pungere. Il campo allentato per la pioggia non agevola il compito dei ragazzi di Federico Del Grosso, che mantengono il pallino del gioco pur senza riuscire a rendersi ancora pericolosi. Nella ripresa al primo minuto, pronti via, ed ecco il fulmineo vantaggio ospite con Mercai, che nella più classica delle azioni di contropiede riceve palla e tira battendo Amadio per l'1-0 molisano. Gara che si mette così in salita per i ragazzi del presidente Bartolini, che accusano il colpo, con mister Del Grosso che al sesto manda in campo Barlafante per Dercole. Al settimo rischia però la frittata del Giulianova con Camara, che si divora il gol del raddoppio mettendo il pallone al lato da ottima posizione. Dopo lo scampato pericolo prova a ripartire il Giulianova, ma i giallorossi appaiono impacciati e disordinati al cospetto ora di un Vasto Girardi ordinato e che anzi al quindicesimo con Pesce crea ancora un pericolo dalle parti di Amadio, che salva. Ora però è tutta un'altra partita con gli ospiti a dominare. Al sedicesimo infatti Mercai tutto solo in aria fallisce ancora il raddoppio. Padroni di casa quasi riconoscibili nel secondo tempo, in cui non riescono mai a farsi vedere con pericolosità dalle parti di Guerra. E così al quarantesimo è Bruni per gli Alto Molisani a divorarsi il 2-0. Il Giulianova resta nonostante tutto in partita e al quarantaduesimo trova anche il pari con Antonelli, ma la rete viene annullata per fuorigioco da Zago di Conegliano Veneto, con una decisione che appare piuttosto dubbia. Si arriva così al recupero con gli assalti finali giallorossi e al 47esimo il raddoppio degli ospiti con Guida, che mette la parola fine sul match. Del Grosso,
C'è amarezza per questo gol annullato ad Antonelli, senza nulla togliere al vasto Girardi, però in qualche modo in un secondo tempo complicato eravate riusciti a pareggiarla questa partita? Non lo so, perché le immagini ancora non le vedo, a me sembrava regolare, poi l'interpretazione dell'arbitro è quella che è quella decisiva, quindi speriamo che tutto sia fatto a buona fede e che non ci sia stato un errore, perché se così fosse è chiaro che il risultato è stato compromesso. Però al di là di tutto, io ho visto una squadra, il primo tempo una squadra con un volto, il secondo con un altro. Perché? Perché il primo tempo abbiamo creato due palle gol, se non le concretizzi poi fai fatica. Sapevamo il vasto Girardi che faceva questo tipo di gioco, noi in casa è chiaro che dobbiamo spingere più degli altri, però è anche vero che dobbiamo essere un po' più cattivi sotto porta, perché poi un errore, poi degli errori puoi concederli anche tu, e se poi ti puniscono poi è dura, perché poi non so se avete visto la gara, si sono messi tutte 11 dentro l'area di rigore negli ultimi 20 minuti, lì fai fatica a sfondare. Sicuramente questo episodio insieme all'infortunio di Danna hanno insomma penalizzato oggi il Giulianova. Che dire, anche sull'azione di Danna vorrei vedere un attimino le immagini, perché Danna è stato colpito dietro alla nuca dal portiere avversario e l'arbitro non ha fischiato niente, l'azione è continuata, a momenti potevamo far gol, però sicuramente l'intervento del portiere sul nostro giocatore c'è stato. Oggi l'arbitraggio è stato molto permissivo, questo è fuori dubbio, l'abbiamo visto, però ci sono stati alcuni episodi al limite che purtroppo ci hanno sempre sfavorito, che oggi ci hanno insomma penalizzato secondo me più del dovuto, perché sinceramente non ho visto una squadra vincere così nettamente sull'altra. Ah, intanto sono contento perché i ragazzi hanno fatto veramente un'ottima prova. Avevo un po' di timore perché la prima di campionato a Giulianova, per una squadra giovanissima, basta andare a vedere la nostra distinta, mentalmente un po' proibitiva per noi, perché comunque una squadra esperta, ambiziosa, era per noi una partita, non dico già non decisiva, una partita che già ci poteva far capire se come potevamo comportarci in questo campionato. Il nostro obiettivo ovviamente è chiaro, è completamente diverso da Giulianova, noi dobbiamo salvarci assolutamente, però ripeto, sono contento perché i ragazzi hanno fatto una buona partita. In casa del Giulianova si recrimina per il gol annullato nel finale e anche per il fallo del portiere su Danna in area di rigore. Allora, quello su Danna non l'ho visto e mi dispiace che si sia fatto male, quindi a prescindere da questo non l'ho visto. Il gol va rivisto, perché credo che vada rivisto. Io recrimino per il rigore non dato, che secondo me rivederlo è qualcosa di pazzesco non dare. L'arbitro mi ha detto che si è buttato, il difensore ha la gamba addirittura alta. Andrea, tantissimi episodi da rivedere, poi sì. Chiudiamo con Rieti Vastese, perché i nostri ragazzi sono tornati da poco dal Magno Scopigno, quindi il tempo materiale di montare il servizio, e poi vedremo anche Rieti Vastese. Quali episodi per cui recrimina più il Giulianova che il Vasto Girardi, ma anche il Vasto Girardi ha qualcosa da dire, sì, su questo calcio di rigore? Sì, possiamo vedere in successione, vedremo alla fine l'episodio più discusso, però il Giulianova recrimina anche per un presunto rigore su Danna qui, che è anche il momento in cui Danna si fa male alla fine è costretto a uscire. A mio avviso non è rigore. È vero che il portiere cade su Danna, ma Danna cade per conto suo, il portiere interviene sul pallone, poi finisce addosso a Danna che era già caduto di suo, quindi non penso che ci sia un'azione fallosa da parte Io lo sai perché sono d'accordo, ma solo in parte, perché comunque quello del portiere del Vasto Girardi è un intervento comunque fatto in maniera imprudente. È chiaro che vuole bloccare la rovesciata di Danna, però è fatto veramente a valanga. Sì, ma Danna non colpisce il pallone e cade di suo. Il portiere tocca la palla con la mano e poi finisce sopra Danna. Io ritengo che qui non ci sia un'azione fallosa. Poi
è chiaro che un po' per la caduta di spalla, un po' perché il portiere rifinisce sopra, c'è un problema traumatico per Danna, ed è un'uscita pesante, perché poi Danna era un giocatore importante e Giulianova è calato dopo l'uscita di Danna. Tanto qui ci scrivo: Del Grosso non può giocare a centrocampo, fa il terzino, facesse il terzino. Poi ne parliamo rapidissimamente, perché è stata una cosa che ha sorpreso un po' tutti sul fatto che Del Grosso possa fare il centrocampista. Altro episodio da Moviola. Il secondo è il fallo su Guida, che a mio avviso non c'è. Prosperi si è lamentato, ma a mio avviso qui Guida simula, a mio avviso non c'è proprio il contatto tra i due giocatori, lascia lì il piede, si fa cadere e l'arbitro vede bene e lo ammonisce. Quindi anche qui non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, mio avviso. Non lo prende proprio. E poi? E poi l'episodio più contestato era il gol che avrebbe fissato il pareggio nel finale con Antonelli, poi annullato questo gol e poco dopo arriverà il gol di Guida per il 2-0. Qui è stata punita una posizione di fuorigioco di Barlafante, evidentemente ritenuta attiva dall'assistente. A mio avviso attiva non è, il portiere si tuffa, vede tranquillamente la sfera, quando la vede in fondo al sacco resta interdetto, talmente non è disturbato che neanche protesta, perché lì vicino c'era un giocatore che gli ostruiva la visuale, lui vede il pallone che arriva in fondo al sacco. E invece secondo l'assistente la posizione di Barlafante era punibile. Guarda, secondo me è la prospettiva che inganna l'arbitro, perché anche io sono d'accordo con te, però guarda dove è l'arbitro. La decisione l'ha presa l'assistente, perché l'arbitro guarda l'assistente e alza il braccio per segnalare il fuorigioco, quindi la decisione è dell'assistente e l'assistente ha alzato la bandierina e l'arbitro si è fidato evidentemente. Qui ci dico, il rigore è nettissimo per il Vasto Gerardi. Dicono? Sì. Noi l'abbiamo fatto vedere, poi ognuno si fa un'idea. Secondo noi non è. Neppure secondo me. Chiudiamo il giro con Rieti Vastese, unica partita della giornata che finisce senza reti. Il servizio di Stefano Recanati. La nuova stagione della Vastese di Massimo Silva parte dallo stadio Centro d'Italia Manlio Scopigno contro il Rieti. La formazione aragonese, ampiamente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione, si presenta a questa partita d'esordio con il 3-5-2. Tra i pali c'è Di Rienzo, in difesa ci sono Cardinale, Di Filippo e Altobelli, in mediana Obodo con Di Prisco e Logoluso, i quinti sono Pollace e Solimeno, in avanti il duo Sorgente Calabrese. Tribuna invece per l'ex Pescara e Teramo Diallo, aggregatosi alla squadra solo nelle scorse ore. Modulo speculare per il Rieti, allenato da Stefano Campolo. In porta c'è Saglietti, la retroguardia è composta da Orchi, Padovani e Montesi, a centrocampo Mattei, Tirelli ed Esposito, i quinti sono Zona e Tiraferri, in avanti Galvagno con Elefante. Dirige l'incontro Leonardo Tesi di Lucca. Prima del via, minuto di silenzio per ricordare il direttore di gara Daniele De Santis, ucciso nei giorni scorsi a Lecce insieme alla sua fidanzata. Primi 15 minuti di studio con le due squadre che devono fare i conti con il campo pesante, allentato dalla pioggia, ma al 17esimo lampo della Vastese con Calabrese che entra in area di rigore, toccato da un avversario va giù e per il direttore di gara non ci sono dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Obodo che calcia anche bene, ma si fa ipnotizzare da Saglietti. Sul tapin è colossale il gol divorato da Calabrese che mette incredibilmente fuori. Al 22esimo Massimo Silva deve subito ricorrere alla prima sostituzione perché non ce la fa Calabrese, al suo posto Guarracino. Prima della mezz'ora è il Rieti a provarci, break in mezzo al campo di Esposito che vede Di Rienzo fuori dai pali e prova a beffarlo con il tiro dalla distanza, ma tra lui e il gol ce la traversa a dire di no al giovane reatino. Sul finale di primo tempo si fa vedere ancora il Rieti con una punizione battuta corta sul vertice destro dell'area di rigore, ma il tiro a giro di Mattei non inquadra lo specchio della porta. La ripresa parte con gli stessi effettivi del primo tempo in campo e con la pioggia che continua a scendere copiosamente sullo Scopigno di Rieti. Per la prima occasione bisogna aspettare il 18esimo, quando il numero 9 Elefante a provarci dalla distanza con la sfera che fa la barba al palo dalla sinistra di Di Rienzo, immobile e che non sarebbe mai arrivato sulla sfera. La Vastese fatica a venire fuori, allora ne approfitta la squadra di casa al 29esimo, ancora con Elefante che dalla distanza fa partire un gran tiro, attento Di Rienzo che respinge evitando il pericolo alla sua squadra. Al 38esimo la Vastese rimane in 10, fallo di frustrazione di Sorgente che scalcia da dietro all'avversario che lo aveva fermato con una trattenuta. La Vastese non demorde e con l'uomo in meno va vicino al gol col Pollace al 40esimo, bravo l'esterno di Silva.
Silva a caricare dalla distanza il tiro con la palla che schizza sul terreno viscido, ma per poco non inquadra lo specchio della porta. E questa è l'ultima azione della gara, che finisce dopo 5 minuti di recupero. Vastese che con il punto di Rieti quantomeno azzera il meno 1 in classifica. Domenica prossima esordio casalingo nel derby contro il Giulianova. Paradossalmente Vastese è meglio nel finale con l'uomo in meno, pesa però il rigore sbagliato nel primo tempo. Soddisfazione di aver azzerato all'inizio del campionato subito il meno 1, si riparte da zero. Questo sì, anche perché poi nel finale un in meno, Rieti era sempre comunque molto aggressivo e quindi su questo terreno non era facile, però nel finale abbiamo sviluppato anche meglio, come hai detto. Peccato, primo tempo avevamo fatto discretamente e poi le occasionissime non ne capitano tante, bisogna sfruttarlo. Ecco, non si può dire poi che partita sarebbe stata, però come si dice nel calcio, parti 1-0 è sempre meglio. Siamo alle primissime partite, non è facile, però alla fine credo sia un buon punto, muoviamo la classifica, la squadra come gruppo, come compattezza è stata, ha fatto una buona gara, soprattutto in un uomo in meno. Si aspetta l'arrivo di qualcun altro, visto che comunque il mercato resterà aperto per tanto tempo? Sì, noi è già arrivato un difensore ottimo, e penso domenica sia a disposizione, ora ci vuole un attaccante assolutamente. Serve un attaccante, Andrea, questa Vastese. Poi sì, non mi sono dimenticato, cioè l'ho dimenticato prima di chiederti del grosso centrocampista, ma tra poco ci torniamo. Sì. Serve un attaccante, una Vastese comunque molto rivoluzionata e che insomma ha avuto il meno 1 in classifica, lo scossone del cambio allenatore in corso d'opera, insomma lavori in corso, un cantiere aperto la Vastese. Sì, io l'ho vista nel triangolare con Pescara e Pineto e non mi era dispiaciuta. Per la fase difensiva proposta con il Pescara, assolutamente dignitosa, e poi nella partita col Pineto, ora, per quello che potesse contare, si era vista una Vastese pimpante e brillante anche in fase offensiva, dove però manca qualcosa. Anche parlando col DS d'Ottavio, ci aveva detto che insomma bisogna prendere un attaccante, un giocatore un po' più di peso. Peccato per l'infortunio di Calabrese, che è il giocatore capace di inventare, che è capace anche di giocare fuori dagli schemi, ex Castelfidardo, giocatore assolutamente bravo, si è preso lui oggi il rigore, anche se poi ha fallito quel tap-in dopo il rigore di Obodo respinto dal portiere. Però lì dietro la Vastese è una squadra arcigna, perché a Cardinale, soprattutto Altobelli e Di Filippo, che sono un trio contro cui è difficile passare. Anche Logoluso nel triangolare mi ha fatto una buona impressione, oggi non ho visto come ha giocato, però è una buona squadra che va ulteriormente migliorata. Certo, non è attrezzata per fare il campionato che possono fare Pineto e Notaresco, quindi se a Vasto, dove ci sono comunque ambizioni, la piazza spinge, c'è grande tifo, si aspettano che questa squadra possa competere per le parti alte della classifica, secondo me non è attrezzata per farlo, però può fare un discreto campionato. Oh, tornando, visto che eravamo in sospeso con la questione del grosso centrocampista oppure no, mentre mandiamo, tu ci rispondi, mentre mandiamo le immagini della conferenza stampa di qualche giorno fa, proprio del Giulianova, in cui di fatto è stato formalizzato il nuovo establishment giallorosso, queste sono le maglie, c'è un nuovo direttore generale, un nuovo team manager, sì, e poi il ritorno di Cristiano Del Grosso con il fratello Federico in panchina. E con questo cambio di posizione un po' ci sorprende. Sì, evidentemente il Giulianova è un po' scoperto in mediana, mentre in difesa può permettersi, dopotutto in difesa già ci sono elementi di esperienza, in particolare Alessandro Ranellucci, non se ne parla, ma Ranellucci è uno che ha fatto una carriera intera tra i professionisti, specie in Serie C. C'è Demoleon, che è un buon giocatore per la Serie D, anche se oggi ho visto un paio di uscite fuori tempo, però fa parte un po' del pacchetto da prendere con Demoleon.
Quindi esperienza c'è lì dietro, probabilmente serve qualcosa in più a centrocampo, dove c'è anche Danna, ma sia Danna sia del Grosso non erano al 100% della condizione, però sì, è sorprendente perché insomma probabilmente in quel ruolo non ha mai giocato Cristiano, quindi dovrà un po' attingere alla sua esperienza. Stiamo a vedere, a mio avviso questa squadra va completata un po' a centrocampo e anche in attacco, dove si scommette molto su questo Mitta, che ha avuto un infortunio grave in carriera. Dovrebbe essere una stagione di rilancio, però probabilmente qualcosa in più in attacco bisogna fare per avere una stagione relativamente tranquilla. Eccoti qui con la mascherina, li abbiamo visto nelle immagini. Sì. Va bene, vediamo il prossimo turno del campionato di Serie C e Serie D. E poi chiudiamo. Prima partiamo con la Serie D e poi risaliamo con la Serie C. Campobasso, Agnonese, Castelfidardo, Aprilia, altro derby per il Pineto a Castelnuovo, stavolta Castelnuovo Pineto, Cinzia Albalonga, Monte Giorgio, Matese Fiuggi, Notaresco Rieti, Tolentino Recanatese, Vastese Giulianova, altro derby, Vasto Girardi, Atletico Porto, Sant'Elpidio. Si inizia alle ore 15. Vediamo in Serie C. Eccola qua, Viterbese Avellino, che è l'anticipo, Bari Teramo come detto, Monopoli Catania, Palermo Potenza, Turris Virtus Francavilla, Vivonese Juve Stabia, Catanzaro Trapani, Paganese Ternana, Casertana Bisceglie e Foggia Cavese. Ce l'abbiamo fatta! Le partite vanno ancora svelate però, perché sì, sono sì, le X sì. E le Y. Noi abbiamo messo Y, il Foggia, X e Bisceglie, vedremo se ci abbiamo preso, abbiamo il 50% di possibilità di averci preso, Ce l'abbiamo fatta, la prima è andata, ne mancano 37 e anche qualcosina in più. Grazie a Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao e buona serata a tutti. Grazie a Maurizio Daguin, regia, a tutti i ragazzi della nostra squadra, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. L'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima a 19:30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.